Mentre chiedo a Giorgio Sorghetti e Pia Povere di raggiungere quella presidenza per il panel sul sex work, le proposte alla 17ª legislatura proprio in materia di regolamentazione, io vi ricordo alcune scadenze che riguardano il nostro congresso. Prima di tutto è possibile andare qui in segreteria di presidenza e iscriversi a parlare per il dibattito generale che inizierà al termine di questi panel tematici, con, come sappiamo, un po' di ritardo, quindi mi scuso ancora con le persone che dovranno intervenire, che sono state molto pazienti nello stare dietro a questo nostro problema organizzativo. Vi ricordo inoltre che alle 20 annunceremo il numero dei congressisti iscritti che si sono registrati appunto nella giornata di oggi al congresso, e sarà un numero importante perché ci permetterà di stabilire il numero di firme necessarie per la presentazione delle mozioni particolari e delle mozioni in generale, un quinto per le firme dei congressisti, un sesto per le seconde. Termine, quello per la presentazione dei documenti congressuali, che è fissato per domani alle 11, e successivamente è fissato anche il termine per la presentazione degli emendamenti alle varie mozioni. Allora, mentre ci raggiunge Giorgia, io inizio con una breve presentazione di questo panel. Noi l'anno scorso in mozione avevamo inserito un impegno sul fronte del sex work. Abbiamo lavorato insieme ai radicali italiani, abbiamo lavorato insieme ai collettivi, insieme alle persone che si occupano della mozione, per trovare una proposta di regolamentazione della prostituzione in Italia, una proposta di decriminalizzazione per favorire la rimozione attraverso, diciamo, questo, a partire da questo passaggio. Abbiamo adottato il modello neozelandese, che da molti punti di vista è molto innovativo per la diffusione delle pratiche di sesso sicuro, per il grande lavoro di informazione che viene fatto, e abbiamo anche implementato vari suggerimenti come l'empowerment giuridico per appunto rendere consapevoli i sex worker dei propri diritti. Ma nel corso di questo dibattito, specie anche a livello interno, abbiamo evidenziato alcune incomprensioni, ossia la sovrapposizione del piano della tratta con il piano della regolamentazione della decriminalizzazione. Ecco, sono due questioni separate, come vedremo con il panel di oggi, entrambe necessarie e richiedono strumenti semplicemente diversi. Noi poi, oltretutto, quest'anno come radicali abbiamo avuto impegni importanti sul fronte della partecipazione con lo straniero, che appunto contribuisce a cambiare le regole sull'immigrazione, quindi a agire anche. E noi parleremo proprio di questo. Affrontiamo il tema della costruzione da questi due punti di vista e soprattutto quali sono gli apporti che possono essere dati da questi due punti per quanto riguarda la rimozione. Adesso do la parola a Giorgio Sorghetti. Ingegnere di fronte a cosa? Grazie per giusto. No, grazie. E niente, ho fatto questo invito, mi viene dato di parlare, cioè di cercare di chiarire un po' questo nesso un po' confuso tra, non tanto tra prostituzione e pratica, anche dirò qualcosa, ma quanto tra politiche sulla prostituzione e politiche sulla tratta, cioè come i due fronti, diciamo, vanno a incidere l'uno sull'altro. E innanzitutto va detto che, per quanto controintuitivo possa sembrare, in realtà il tipo di modello legislativo, politico che si adotta sulla prostituzione incide molto poco in maniera almeno diretta sulla consistenza e la gravità del trafficking. Cioè non sono in realtà due variabili direttamente dipendenti, questo almeno a guardare con una mentalità, diciamo, aperta, laica, gli studi prodotti in quest'ambito. Quindi innanzitutto questo lo dico perché una delle obiezioni, per l'appunto, più diffuse è quella per cui, dove si va a incidere sul versante della legalizzazione più ancora della decriminalizzazione della prostituzione, la prima obiezione è appunto quella che veniva detta ora, cioè aumenta il traffico di persone. Oppure invece, d'altra parte, si cerca di dimostrare come invece la legalizzazione o la decriminalizzazione possano favorire la riduzione del traffico di
In realtà entrambe queste affermazioni trovano difficilmente sostegno. Ciò non significa che adottare determinate politiche sia del tutto ininfluente, però certo. Quello che possiamo dire con sicurezza è che la tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, come la tratta in generale, è una funzione piuttosto delle politiche migratorie. Cioè quello che abbiamo è lo sfruttamento all'interno del mondo della prostituzione, così come in altri mercati del lavoro, ha a che fare con le diseguaglianze globali, con la povertà all'origine e la vulnerabilità dei soggetti a fronte della mancanza di documenti, no? Quindi la vulnerabilità data dallo status giuridico di persona irregolare, questo in particolare quando parliamo di soggetti migranti, e in realtà quando stiamo parlando di prostituzione e tratta stiamo parlando di soggetti migranti, no? Evidentemente il legame viene fatto attraverso l'esistenza di soggetti migranti nel mercato del sesso. Se poi, appunto, come è abitudine ormai in molte istituzioni ispirate al femminismo, si può guardare il fenomeno in un'ottica di genere, anche lì forse l'attenzione dovrebbe andare oltre il semplice dato numerico. Il dato numerico è che 6 persone su 10 vittime di tratta nel mondo sono donne. Cioè sono trafficati nel sfruttamento sessuale, a scopo di sfruttamento sessuale, e in questo 60% diciamo poi al suo interno il 90% sono le vittime sono donne, mentre dall'altra parte dello sfruttamento di tipo lavorativo in altri settori abbiamo una maggioranza del 70% di uomini. Questo normalmente è l'approccio che si ha quando si dice adottare un'ottica di genere nella lettura di questo fenomeno. In realtà si può fare molto di più, cioè si può guardare alle diseguaglianze di genere globale, alla femminilizzazione della povertà e anche ai modelli e ruoli di genere che vengono prodotti e riprodotti attraverso le politiche migratorie. Quindi anche la lettura, diciamo, del sesso migrante e della tratta diventa leggibile attraverso un'ottica di genere, senza schiacciare interamente il ragionamento su tante donne nella tratta uguale, diciamo, che porta a identificare prostituzione migrante e tratta. Naturalmente esiste anche un legame tra il fatto che esista un mercato del sesso e il fatto che esista una quota di sfruttamento di questo mercato, ma questo ovviamente riguarda tutti i mercati, no? Anche quello, appunto, dell'agricoltura, come sappiamo, nell'edilizia, eccetera. Se invece si vuole dimostrare un rapporto tra modello di policy e numero di vittime di tratta, bisogna guardare i dati. E i dati in realtà sono quantomeno confusi, per non dire davvero non affidabili, e fortemente politicizzati. Cioè, nel dibattito internazionale che c'è tra un fronte, diciamo, abolizionista e un fronte che lavora a favore della decriminalizzazione del sex work, c'è un uso fortemente strumentale dei dati, che in realtà dipendono proprio anche da delle bias, diciamo, di tipo metodologico. Molto spesso ciò che viene definito come trafficking in realtà va a sovrapporsi quasi interamente con il sex work di persone migranti senza permesso di soggiorno, quindi irregolari. Quindi irregolarità del soggiorno e essere vittime di tratta finisce per essere diciamo, del tutto verificato e sovrapposto, con il risultato che quindi si ottengono percentuali molto alte di trafficking all'interno del mondo del settore, perché effettivamente viene stimata una presenza che è la presenza in realtà di persone senza permesso di soggiorno o persone diciamo che hanno attraversato le frontiere in maniera irregolare. E ovviamente no, questo non può essere, cioè sono evidentemente due temi, proprio due soggetti e oggetti che vanno distinti, ed è per questo che in effetti poi alcune definizioni di vittima di tratta finiscono per non essere accettate, accolte dalle persone che dovrebbero essere identificate come vittime di tratta, perché in realtà sono persone che sono migrate irregolarmente, hanno attraversato irregolarmente le frontiere, ma non si identificano con questo prototipo della vittima. In più, nei dati
proprio per il fatto che spesso i dati sono prodotti più che da diciamo vaste indagini attraverso gli uffici statistici degli stati, insomma inclusa l'Italia, sono piuttosto prodotti da ONG o altre organizzazioni che lavorano a favore delle vittime di tratta. Effettivamente finisce per esserci una sovrarappresentazione delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e una scarsissima rappresentazione delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, con il risultato effettivamente che il discorso dello sfruttamento lavorativo esce dal campo e questo rafforza, no, questa sovrapposizione tra tratta e prostituzione, cioè dove in qualche modo rimane nell'orizzonte soltanto la prostituzione. E poi appunto se si può vedere cosa è successo nei paesi che hanno introdotto vari modelli di policy, scopriamo per esempio che in Germania negli ultimi 10 anni, in 10 anni che sono stati calcolati, insomma, dall'entrata in vigore della legge ai 10 anni successivi, questo è del rapporto della Commissione Europea che non ho qui con me, insomma si vede una diminuzione del numero di vittime di tratta. In Olanda invece si vede l'aumento del numero di vittime di tratta, e sapete che in Olanda è altrettanto in vigore un modello di legalizzazione, dove però appunto in Olanda per esempio è stato incluso nel numero dei vittime di tratta anche quella per labor exploitation, quindi effettivamente i dati possono essere anche per quelle in aumento. Comunque c'è un aumento visibile in Svezia, dove invece al contrario nello stesso giro di anni, cioè negli anni in cui in Germania e in Olanda è stata riformata la legge sulla prostituzione nella direzione della legalizzazione, in Svezia invece è stato introdotto il famoso reato, no, per l'acquisto di servizi sessuali, quindi diciamo un modello di tipo neoproibizionista, e qui per esempio vediamo un aumento di vittime, naturalmente su una scala molto bassa, come del resto sono bassi i numeri della prostituzione e della tratta in Svezia. Però allora cosa dobbiamo dedurre da un quadro di questo tipo? Cioè in un paese di tipo neoproibizionista vediamo aumentare le vittime registrate, in un paese regolamentarista come invece la Germania diminuiscono, in un'altra come l'Olanda aumentano, quindi è evidente che non si può descrivere un pattern, no, di relazione tra questi due variabili. E del resto appunto anche gli studi che mettono poi in comparazione, incluso quello della Commissione Europea, la situazione invece del mercato della prostituzione in diversi paesi sono evidentemente hanno il difetto fondamentale di mettere in comparazione i dati tra paesi che, avendo dei regimi legislativi diversi, non consentono lo stesso tipo di trasparenza, no, del fenomeno. Per cui comparare la situazione tedesca con la situazione di un paese come la Francia, come la Germania, come la Francia, come l'Italia, oppure come la Svezia, cioè paesi da una parte sono di tipo abolizionista, quindi non è registrata, in Germania lo è, in Olanda lo è, in Svezia addirittura appunto è perseguita per legge, evidentemente non consente di fare un ragionamento davvero comparativo tra diversi paesi. Perciò ci ritroviamo appunto a capo, cioè in realtà tutti i tentativi di dimostrare questa sorta di legame intrinseco falliscono per la ragione che i dati non sono utilizzabili, non sono affidabili in questa chiave. Se poi guardiamo all'Italia, in realtà mancano interamente nuove elaborazioni di stime, sono almeno 10 anni che non vengono fatte, quindi sulla diciamo, proporzione di vittime di tratta rispetto al totale delle persone che sono nella prostituzione. Io ancora uso quelle di Francesco Cacchetti del 2008, che parlava di 30-40 mila persone straniere nel mercato della prostituzione, di cui il 7-8% è costretto a prostituirsi. Questa è la percentuale che usciva dal suo lavoro. Questo non significa che le altre siano interamente prive di figure che prendono una parte di guadagno, che ne controllano una parte del lavoro, però lui gli parlava di prostituzione negoziata, insomma, dove poi il dare e avere e il vantaggio reciproco faceva sì che le persone non accettassero per se stesse l'etichetta di vittima, no? Che è fondamentale poi quando si ragiona di tratta. Quindi appunto la politicizzazione dei dati che c'è a livello internazionale
trova poco riscontro invece in analisi che siano spassionate, diciamo, che siano ideologicamente laiche e attente davvero un po' alla costruzione di database affidabili. Queste sono due, queste, in realtà questo tipo di conflitto è dato in gran parte dal fatto che il fronte abolizionista internazionale è molto duro su questo versante e fondamentalmente attribuisce l'esistenza della tratta e la sua espansione appunto alle politiche di legalizzazione e decriminalizzazione da una parte e dall'altra all'esistenza di una domanda di prostituzione. Però entrambi questi, diciamo, fattori che dovrebbero essere dei fattori di aumento, di incremento della tratta, in realtà hanno un legame un po' più complesso con quello che stiamo dicendo. Cioè, da una parte la tesi sarebbe: legalizzazione o decriminalizzazione normalizza il lavoro sessuale, quindi provoca un'espansione del mercato, quindi fa questo, fa aumentare la domanda, più domanda, siccome non può essere soddisfatta dalla offerta, diciamo, interna ad un certo stato, produce traffico, tratta per sopperire alle necessità del mercato. Questa sarebbe la tesi, diciamo. In realtà questo non è assolutamente dimostrabile, nel senso che sicuramente può esserci, ma non sempre c'è, un rapporto tra legalizzazione del mercato e la sua estensione, espansione. Questo per esempio non è avvenuto in Nuova Zelanda, dove non è aumentata né l'offerta né la domanda, e perciò in realtà non è affatto una regola generale, si dice sia accaduto, ma anche lì, si dice sia accaduto in Germania, però anche lì bisognerebbe avere contezza dell'effettiva situazione pre-riforma, perché non avendo dei dati, diciamo, ufficiali prima, è difficile poter fare un paragone con ciò che avviene dopo, però si dice che lì sia aumentata. Però quando anche questo fosse vero, non significa che necessariamente poi la necessità del mercato fanno sì che arrivino persone trafficate, cioè comunque in condizione coattiva, perché possono essere persone migranti, magari irregolarmente, ma non necessariamente soggette a tratta. E il problema di tutti quelli che invece sostengono il contrario è che più spesso mescolano illegal migration e trafficking. E poi cosa succede? Che al contrario, per esempio, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni sostiene che l'illegalità del mercato può alimentare una maggiore domanda di persone in condizioni di sfruttamento, perché in qualche modo più facilmente assoggettabili a determinate logiche, diciamo, di lavoro nero, sommerso, eccetera, quindi più facilmente sfruttabili. Quindi c'è addirittura in realtà una posizione opposta, come quella dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. E poi appunto l'altro fattore, che sarebbe quello della domanda, poi in realtà lì si potrebbero fare molti ragionamenti su come si produce la domanda di prostituzione, però senz'altro non è vero che appunto la domanda aumenta in maniera automatica con legalizzazione e decriminalizzazione. Non è vero che in maggioranza i clienti desiderano prostitute sfruttate, come viene normalmente affermato poi in queste campagne abolizioniste contro la decriminalizzazione, cioè l'idea è che siccome sono preferite le prostitute sfruttate, in qualche modo c'è sempre un po' la necessità che si rifornisca il mercato, no, di queste figure. Questo non è vero, lo dicono tanti studi, lo dicono anche l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, se uno vuole stare proprio alle Agenzie delle Nazioni Unite. E poi non è vero che lo stigma, cioè il fatto di introdurre una più forte sanzione sociale sulla domanda di prostituzione, che è, diciamo, quello che ha fatto la Svezia e che stanno facendo a catena purtroppo altri paesi, non è vero che fa diminuire la domanda, la trasforma, nel senso che la modifica, perché evidentemente va a soprattutto a consolidarsi poi una domanda di persone più propense a comportamenti a rischio, spesso va a selezionarsi verso le componenti più violente, eccetera. Queste sono per esempio le testimonianze che provengono dalla Svezia, perché evidentemente dove c'è
no, un mercato illegale e dove il comportamento diventa soggetto poi a sanzione, cambiano anche le persone che frequentano il mercato del sesso. Al contrario, dicevo all'inizio, non c'è esattamente, ci sono neanche propriamente delle prove del fatto che possa esserci un rapporto positivo invece tra decriminalizzazione e riduzione del trafficking. Questo è, per diciamo onestà, va detto, anche perché appunto anche lì il trafficking, sempre perché i dati non sono diciamo facilmente utilizzabili. In Europa, per esempio, i dati dell'Eurostat mostrano un quadro assolutamente disomogeneo, con l'Italia come paese dove è più elevato il numero di vittime registrate, vittime identificate. Ma l'Italia può avere il numero più alto di vittime identificate perché è il maggiore paese di destinazione, oppure perché è il migliore paese quanto a politiche di immersione, no? Questo è evidente. La questione delle vittime registrate discende da quanto sono efficaci le politiche per l'emersione e l'identificazione delle vittime e i servizi relativi. E in effetti l'Italia è uno dei paesi che ha una migliore normativa in quest'ambito, perché con l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione ha previsto la possibilità di un permesso di soggiorno per vittime di tratta, non soltanto perché si vuole sottrarre allo sfruttamento, non soltanto qualora acconsenta a denunciare i sfruttatori, ma anche qualora si rifiuti di farlo. Comunque questo non sempre viene applicato nel modo giusto, Pia lo sa benissimo, però è vero che come normativa è più avanzata di quelle di altri paesi, che invece in fondo le vittime di tratta offrono soltanto la possibilità di testimoniare in un processo e poi se ne devono andare a casa se sono illegali, no? Quindi diciamo questo è quanto. Quindi anche qui abbiamo un quadro talmente disomogeneo che è difficile parlare esattamente di un legame di dipendenza tra le due variabili. Però quello che sappiamo, e lo sappiamo diciamo soprattutto dalle testimonianze delle reti antitratta internazionali e nazionali, è che la decriminalizzazione quello che favorisce è l'emersione. Perché questo, tutti i rapporti sulla situazione in Nuova Zelanda a 10 anni e adesso anche oltre, perché la legge del 2003, dalla legge di decriminalizzazione, parlano di un aumento di fiducia nei confronti delle forze dell'ordine, un aumento di diciamo senso di conoscenza dei propri diritti, e quindi anche appunto consapevolezza nelle relazioni e empowerment, diciamo capacità poi di esercitare un certo livello di potere nelle relazioni, sia con persone che ne organizzano il lavoro, sia con i clienti, eccetera. Ma appunto fondamentale per il discorso della prevenzione e del contrasto della tratta è quello appunto della possibilità delle persone di affidarsi a diciamo nella consapevolezza dei propri diritti a chi è preposto poi al contrasto della tratta, cioè le forze dell'ordine. Per cui evidentemente in un contesto di decriminalizzazione questo è avvenuto, no? Non si parla tanto di dati sulla tratta, si parla di persone in generale che lavorano in questo settore, però è evidente che è un indicatore molto positivo rispetto alla possibile emersione di casi. E comunque appunto organizzazioni come la Strada International, come Tamper, come la GATT, cioè dicono che questa è effettivamente la ricetta diciamo, migliore per migliorare le possibilità di emersione. Per cui insomma in sintesi non c'è un nesso tra legalizzazione e aumento del trafficking. Forse non c'è diretto neanche tra, riesco a dirvi con legalizzazione, ovviamente qua stiamo parlando di decriminalizzazione, non c'è neanche però direttamente con una diminuzione, ma sappiamo che appunto lì stiamo creando lo spazio per il riconoscimento dei diritti che crea le condizioni, e questo invece è provato, per una possibile maggiore, migliore diciamo immersione, che poi va ovviamente sostenuta attraverso le politiche antitratta. Su questo diciamo. Grazie. È decisamente disarmante il tuo intervento, no? Insomma,
si usano i modelli di trade-off economici, no? Quella politica mi incentiva la domanda, così, che poi possono essere tranquillamente ribaltate da qualsiasi persona, che cioè io posso dire come pro regolamentazione e no, se tu criminalizzi la clientela, il cliente è disposto a pagare meno, quindi invogli la criminalità organizzata ad aumentare il volume delle persone che mandano per strada, che prendono forze dalla cosa. Quindi questa è la testimonianza poi di quello che succede quando posizioni arroccate sull'ideologia vanno a toccare, esatto, solamente il diritto della persona. Quindi è giusto muoversi, non tanto perché noi abbiamo trovato la panacea, perché non è così, perché siamo liberali, proprio perché proponiamo una soluzione possibile a un problema. Quindi è veramente, ti ringrazio moltissimo per il contributo che hai voluto dare al nostro congresso, e adesso do la parola a Pia Cori, che noi conosciamo molto bene perché è con noi da sempre, e sul tema da sempre, nel senso che Pia è presidente del Comitato per i diritti civili delle prostitute e ha avuto un ruolo importantissimo per tantissime persone appunto in questo paese, ed è una colonna portante dell'attivismo sessuale per l'Italia. Quindi grazie. Buonasera, tanto saluto caramente anche a tutti gli ascoltatori della Radio Radicale. Ma stiamo andando in diretta. Stiamo andando in diretta web e in diretta su Facebook. Ah, questa è tecnologia. Saluto tutti, devo dire che mi fa sempre piacere veramente avere un audience radicale, perché sfondiamo delle porte aperte sul senso della libertà. È stato un anno tumultuoso, i tumulti li abbiamo visti fino a pochi giorni fa, è stato tumultuoso in molti sensi. Io credo che non partecipo a parte un'intervista che mi sono fatta, non partecipo alla verità, a una trasmissione dal congresso dello scorso anno, quindi è tanto che non mi sentite, cercherò comunque di essere breve perché a quest'ora della giornata siamo tutti stanchi, e faccio un piccolo sommario. Abbiamo avuto tumulti perché abbiamo avuto un collettivo di Roma che si è manifestato, sta cercando di nuovo, si parla di un collettivo di sex worker, e si è presentato recentemente alla Casa Internazionale delle Donne, dove c'era la presentazione di un libro che aveva un titolo drammatico, cioè appunto lo stupro a pagamento. E poi la verità sulla prostituzione, scritto da una persona che sicuramente può aver subito dei grandi traumi nel suo percorso di lavoratrice del sesso, anzi di prostituta, di prostituta che ha avuto sicuramente dei traumi infantili sulla sua vita, perché è una famiglia abbastanza poco attenta all'interesse di poco fosse a cosa nei confronti della figlia, quindi mettendo appunto questi paletti, che ovviamente la sua è sentimentalmente una questione che va rispettata, e quindi la sua posizione personale può suscitare tutta la nostra tenerezza e comprensione, però sta cercando ed è usata ancora una volta, ovviamente non si rende conto di quanto venga usata dalla lobby abolizionista, forse se ne rende conto perché qualcuno le paga i conti, la lobby abolizionista la sta utilizzando in tutto il mondo, in tutta Europa, soprattutto adesso è stato prodotto in Italia con il suo libro, e quindi lei va in giro a raccontare la sua storia, ma perché venga utilizzata finché non si venga mai a sancire una legalità per le donne e le persone, in particolare le parole di donne, che fanno il lavoro sessuale. Quindi c'è stata una reazione silenziosa e muta da parte di questo gruppo di attiviste di Ombre Rosse, che hanno solo esposto dei cartelli, ma che sono state poi aggredite verbalmente e sono state buttate fuori dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma, dove è stato loro detto: andate a battere, andate fuori sui marciapiedi. E boh, Dio ripaga con la stessa moneta, scusate, ma forse Dio esiste, Dio c'è qualche volta, adesso vogliono
Comune di Roma, mi pare, o qualcuno qua, 800.000 euro, dovranno andare a battere sul femminismo, ovviamente contro alcune femministe a posizione. Però non era organizzato dalla Casa delle Donne, era organizzato. Io non voglio raccontare quello che perdere tempo su questo, ma qualcosa lì dentro c'è, che non funziona da anni, probabilmente. Sulla prostituzione non mi sembra sia mai stati fatti dei dibattiti dove noi siamo stati invitati a parità di tavolo e di confronto, quindi insomma non voglio entrare nel merito di questo. Dunque questo era solo per dire come quest'anno sia stato tumultuoso, ma lo è stato anche il giro per l'Europa. Dopo la questione della Francia che ha approvato una legge, un'ordinanza, quello che è pari alle nostre ordinanze, però è una legge che colpisce i clienti e quindi vuol mettere chiuso, finire la domanda di prostituzione, è passato poi anche all'Irlanda, qui in Irlanda una legge simile, quindi si stanno allargando, la lobby dell'abolizionista è fortissima, prima quando si parlava di questo metodo nuovo di fare, io credo che c'entri qualcosa, forse non in grande maniera, ma sicuramente molti soldi vengono messi negli slogan e ovviamente vengono inventati slogan e vengono ripetutamente trasmessi in tutto il mondo attraverso il web e così via. E quindi ci sono gruppetti o gruppuscoli di femminismo, apparente famoso, penso alle FEMEN, di cui si parlava prima, che sono fortemente abolizioniste della prostituzione, per esempio, tanto per negare la libertà a qualcuno. E quindi abbiamo un lavoro molto forte da fare. In Europa però devo dire che abbiamo avuto una riforma positiva dal network TAMPEP. TAMPEP è il network a cui noi abbiamo appartenuto fin dalla sua fondazione nel 1993-1994. E TAMPEP in questo momento ha cambiato indirizzo, prima era una fondazione, un'organizzazione che si aveva sede ad Amsterdam, ora ha sede ad Helsinki ed è gestita da una, diciamo che è alla base dei suoi uffici all'interno di Conti di Piste, che è un'associazione che è di supporto alle persone che lavorano nel sesso, ma anche alle persone vittime di aggressioni, di violenze o di altro, sempre nell'ambito del lavoro sessuale, e è soprattutto è guidata adesso da uno steering committee, è diventata un network di sex worker, quindi sarà un network che si appoggia a quelli già esistenti di ICRC, sex worker, come si chiama? Aiutami di lì. Comitato internazionale per i diritti del sex worker e poi ad altro network che è quello dell'Europa centrale e Asia per sessuale. Ci sono moltissime organizzazioni ovviamente e quindi ci sono molti soggetti oggi che sono più disposti a lottare per avere una decriminalizzazione perché è il minimo a cui si debba aspirare per avere la libertà di fare una scelta determinata e di agire il lavoro sessuale. Se poi, oltre ad una decriminalizzazione, arriviamo anche a mettere degli piccoli paletti, delle piccole regole che comunque aumentino i diritti, perché decriminalizzare ad esempio non significa garantire che questo sia un lavoro riconosciuto che possa darti una serie di aiuti sociali che sono quelli dovuti per il lavoratore, quindi la pensione per esempio, quindi la protezione sanitaria gratuita da parte del sistema pubblico o altre cose come per la maternità, l'eleganza e cose di questo tipo. Per cui penso che una buona decriminalizzazione debba contenere in sé anche dei punti
di legalizzazione di alcuni aspetti, penso quelli che garantiscono i diritti. Devo dire che adesso che vedo Giuliola qui davanti a me, tanto tempo che non ci vedevamo, fra gli abolizionisti hanno fatto una new entry a Roma, molto importante, la CISL ha preso apertamente la con la sua segretaria generale e praticamente sostiene la Associazione Giovanni XXIII, i quali hanno una proposta di legge fatta da loro, la Giovanni XXIII, che è già stata sposata da una parlamentare del PD che non ho potuto arrivare, non lo ricordo, ma non importa, perché tanto è irrilevante. Dico che non la votiamo. Sì, no, però voglio dire, insomma, che non sono mi ricordo il nome, francamente, una del PD. Non sono tutte così, ma preferisco ricordare la Spilla Motta che nel PD è stata una che ha fatto una legge per regolamentare, magari. Si chiama Bini. Sì, cammina. Ok, non votate Bini, non votate anche Bini, anzi. A questo pubblico è inutile dare questa raccomandazione. Quindi dicevo, CISL e Giovanni XXIII si sono schierati. Io spero che la CGL prima o poi si schieri apertamente a sostegno di una legge di decriminalizzazione pubblicamente e anche forse per il riconoscimento di alcuni diritti lavorativi, perché di fatto noi in questo momento abbiamo troppo stigma, troppa repressione, troppi nemici, in effetti. Però sei ispirata, scusa, non voglio interrompere, però ci sono ordini del giorno, ci sono documenti che però non ci c'è. No, ci facciamo un intervento. Signora, dopo ci racconti cosa sta facendo questa cosa, la CGL. Allora, comunque vado a dire che siamo alla fine della legislatura, le leggi sono state tutte parcheggiate là come gli altri. Negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto timori o problemi, non vale la pena di sbattersi più di tanto, io dico, quando il cane dorme, lasciamo dormire. È molto più grave tutti gli abusi e violazioni della nostra Costituzione che stanno facendo i nostri sindaci, più o meno a macchia di leopardo in Italia, applicando il decreto Minniti in questo momento, come vanno a dire applicato il decreto Maroni. Questa cosa qua è grave. Sicuramente, perché riduce di molto le libertà di movimento e soprattutto influisce su un sistema repressivo poliziesco che fa una lotta durissima verso le donne che lavorano, gli uomini che lavorano nel sex work, che ci sono anche molti uomini. Adesso tra l'altro abbiamo un aumento di genitori di sesso maschile, perché tra i rifugiati che sono giovanissimi c'è ormai una tendenza a trovarsi qualche risorsa in questa maniera, quindi c'è una lotta che, sì, che è quella delle sanzioni, delle multe clienti, ma dove le multe clienti in realtà sono molto poche e gli arresti, i fermi delle persone che lavorano sono molte di più. Dopodiché non so quanto convenga in termini di investimento economico per le polizie continuare a far gestire questa repressione e quanto ritorno abbiano i comuni su queste multe poche, perché quelle dei clienti vengono pagate, quelle che danno al sex worker probabilmente mai. E l'altra questione è che oltre ad avere, insomma, ad avere questo clima così grave, è che perdono un tempo prezioso che dovrebbero invece investire per fare la lotta alla criminalità rumena, perché non c'è dubbio che sulle strade non ci sono solo le lavoratrici del sesso, il lavoratore del sesso, la clientela, ma ci sono anche alcuni paponi e forse anche qualcuno che veramente tiene persone soggettate come in schiavitù. E però fare un'indagine polizia ovviamente costa di più, ci vuole più capacità, più lavoro, più, e oggi molto spesso noi che lavoriamo anche nell'antitratta ci sentiamo dire sì, abbiamo i cassetti con le denunce, ma non abbiamo i mezzi per fare le indagini, quindi si spreca molto così per
un po' per cercare di creare il decoro ministeriale buttando la polvere sotto i tappeti, ma si investe poco, troppo poco, probabilmente per avere indagini serie. Abbiamo una carenza di dati, nonostante DPO avesse dato il mandato a qualcuno di raccogliere tutti i dati. Noi non sappiamo negli anni passati come sia stata nel 2007 in avanti la questione della tratta. Sono d'accordo con quello che dice Giorgio Serughetti, perché noi abbiamo sicuramente il sistema d'Europa migliore. Certo che noi abbiamo più numeri di persone identificate come vittime di tratta, ma noi siamo anche gli unici in Europa forse che hanno un programma che dà la possibilità a queste persone di stare un anno e mezzo in accoglienza facendo e seguendo un programma di integrazione e poi ottenere un permesso di soggiorno per rimanere stabilmente nel nostro paese con un permesso per lavoro. Non mi risulta che ci siano altri paesi europei, nonostante le direttive. C'è una direttiva europea che era la lotta al traffico di esseri umani, ma ci sono anche altri documenti internazionali che chiedono un'attenzione rispetto alla tutela della vittima, non quindi solo una lotta alla criminalità e un sistema poliziesco, ma quello che il nostro legge, legge 40, articolo 18, prevede, quindi un'assoluta garanzia e tutela, attenzione per la vittima e le sue integrazioni sociali. In realtà l'Europa di tutto questo fanno poco, come dicevi tu. Se pensate ad esempio in Inghilterra, dove ti sbattono a casa, però ti riconoscono, hanno fatto in questo senso, rispondono a una delle richieste della direttiva europea, perché danno un risarcimento alla vittima, 1.500 euro. Cioè, loro limitano l'assistenza, cioè c'è il rischio di questa. Queste acclamazioni che fanno, di queste dichiarazioni che la legge, le loro direttive dovrebbero fare, poi dopodiché fanno, tu sei vittima, va bene, allora stai qua finché testimoni il processo. Quando è ben impacchettato testimoniando il processo, ma ci dà il modo di arrestare e mettere in galera i trafficanti, ti assegniamo. 1.500 euro. Se torni a casa. Allora è chiaro che con questo sistema l'emersione non è favorita. Il nostro sistema sicuramente è un buon metodo per l'emersione, anche se oggi abbiamo pochi posti. In Italia quest'anno hanno aumentato, bisogna dire giusto, questo governo ha deciso di aumentare il finanziamento per la lotta alla tratta, almeno per i progetti di accoglienza che fanno l'antitratta. I posti aumenteranno, l'anno scorso erano 1.600 mi sembra, però c'è una richiesta di tante persone di più perché ci sono gli sbarchi continui di giovanissimi, quindi non sto adesso a raccontare la situazione, ma insomma speriamo di arrivare a qualcosa come 2.500 posti quest'anno, dovrebbero avere in tutta Italia, quindi le cose migliorano lentamente. Vi dicevo prima che le leggi sono invece sulla Costituzione, sono parcheggiate là. Vorrei anche ricordare che fra le leggi parcheggiate in Parlamento c'è una legge che non riguarda il lavoro sessuale, ma che riguarda il diritto alla sessualità per le persone disabili, e quella che hanno chiamato legge per l'assistenza sessuale. Non entro nel merito di questa legge perché come detto tutto non è esattamente il mio campo, però anche quella è parcheggiata lì. Diciamo che oggi qui abbiamo Carmelo Comisi di Disability Pride, che è una persona che si batte e lotta davvero per cercare il massimo dell'integrazione in tutti i settori lavorativi, di vita autonoma, sulla felicità sessuale e così via, per le persone che come lui vivono questa realtà. E devo dire che chi ha posto in qualche maniera insieme a Sergio Lo Giudice la legge sull'assistenza sessuale è stato Max Udileri, che ha un programma che si chiama Long Giver, e hanno appena da poco, non so se la Verticale lo abbia intervistato, ma magari sarebbe molto carino sentire una serata parlare di questo loro programma che hanno fatto già nella prima fase di formazione a Bologna,
E tutti insieme abbiamo fatto un calendario che ne ho portato qualche copia, ma potete costerà 15 euro. Proprio i soldi che si raccoglieranno andranno per il Disability Pride e per il progetto Bambina, quindi non è una speculazione, ma è per aiutare a sostenere questi progetti. Se non riuscite a comprarlo qua, o volete, potete sempre scrivere a info@disabilitypride. E chiedere che possa, dove potete trovarlo, in qualche posto si può comprare, in altre località, se non c'è, si può scrivere, farselo mandare per via. Io non so se ho detto tutto, penso di sì. Ah sì, una cosa ancora importante è che prima vi dicevo che TARP è diventato un network retto con un direttivo totalmente di sex work, forse avete ricevuto, perché mi pare che aveva certi diritti, io ho mandato l'informazione, ma comunque è costituito adesso di praticamente due gruppi di membership. Uno sono le sex worker, cioè le associazioni di sex worker, l'altro sono le associazioni di pro sex worker che vogliono comunque aderire. Solo le associazioni di sex worker avranno il diritto di voto nella, diciamo, la gestione votare le iniziative che si andranno a fare in Europa, però abbiamo bisogno del supporto di tutti, anche perché supportarci vuol dire sottoscrivere alcuni documenti che sono stati già fatti, che sono stati implementati. Per cui io chiedo a Certi Diritti, a tutti Certi Diritti, di iscriversi a tanto network e anche magari a qualche altra associazione di area radicale o qualche altra organizzazione che volesse. Ho finito, vi ringrazio. Prima abbiamo citato Ombre Rosse e tra l'altro noi stiamo lavorando con Ombre Rosse per il lavoro su un testo di legge per la regolamentazione. L'iniziativa che vorremmo portare a partire da questo congresso è proprio quella della costituzione di un gruppo parlamentare che riesca attraverso questo strumento, che pure ha avuto successo nel corso dell'ultima legislatura con il testamento biologico con cannabis, almeno nel trovare una massa critica di parlamentari che riuscisse a lavorare a un testo e seguire un testo fino appunto al deposito di un testo base che possa soddisfare le necessità delle persone che sono direttamente interessate. Quindi continueremo su questa strada, da domani mi auguro lavoreremo insieme per questa iniziativa. Vi ringrazio ancora molto per aver partecipato e tra l'altro poi mi viene anche da chiedere se dopo il prossimo panel, durante il dibattito generale, il nostro compagno di Disability Pride vuole intervenire per raccontarci anche il progetto. Ci organizziamo dopo il prossimo panel nella fase di dibattito generale.